Consigliere Testa, oggi parte un programma nuovo per il centrodestra di Pescara, una riorganizzazione di tutto il centrodestra e si parte proprio dal suo movimento. Ma è oggi un primo passo per rigenerare, per creare nuove condizioni di compattezza, nuove condizioni programmatiche per ridare spazio a un centrodestra nuovo nella nostra città e non solo. La lista civica Pescara in Testa insieme all'associazione Pescara Prima vogliono incominciare proprio a lanciare messaggi chiari, forti e netti, perché il popolo del centrodestra ci chiede compattezza e ci chiede dei segnali. In un momento in cui la giunta Alessandrini ormai penso che sia arrivata al capolinea, e per non dare ulteriore spazio al Movimento 5 Stelle e al centro-sinistra abbiamo deciso di incominciare questa nuova cavalcata a 3 anni di anticipo dalle prossime elezioni. Sarà un incontro che si baserà ovviamente sui contenuti, sulle proposte, sulle idee, sulle grandi incompiute, sulle grandi problematiche della nostra città a 3 anni dalle elezioni, proprio per fare in modo che possano crescere anche nuove figure di donne e di uomini per il rilancio definitivo del centrodestra.